Sant'Antonio alla Dozza, don Giovanni. Antonio da Padova alla Dozza. Quando penso alla Dozza, penso al carcere, sì. famosa per il a carcere. Ma a Bologna si sa solo quello. Sì. Se tu dici la Dozza, vuol dire il carcere. Vuol dire automatica, sì, ma sì. anche un po' fuori, fuori Bologna. Poi arrivi eh. e trovi qui una comunità bella, caratteristica, particolare, come quella che lei ha fondato, quanti anni fa, don Giovanni Nicolini? Eh, ormai molti anni perché. Tutta la cosa è nata in questa piccolissima parrocchia di campagna che è all'estremo confine nord della diocesi, nella bassa, po pochi abitanti, eh, chiese sparse nella pianura, senza un vero centro urbano, cascine sparse. E poi però per la strada che si era fatta, eh, diverse persone sono venute ad abitare là, anche famiglie. E quindi certo la, ecco, la cosa ha potuto nascere. Il mio rapporto con Don Giuseppe, che è Dossetti, che è un po' la nostra fonte, è, anche è, è molto più antico. Insomma, sì. Lei è mantovano? Io sono. Di una zona di Mantova del sud, della provincia di Mantova. No, sono di Mantova città. Città. Sì, noi siamo una stirpe di notai. Eh, da 200 anni il primogenito fa il notaio e io ho tradito la, la cosa con l'approvazione la, di mio papà che aveva sempre paura che fosse una via di comodo per fortuna mio fratello ha preso lui la parte e quindi siamo una famiglia della borghesia mantovana molto segnata da un'appartenenza di fede ecco questo sì papà e mamma che raccomandazioni le hanno fatto quando hanno intuito che insomma lei voleva andare voleva prendere quella strada Quindi, ed era tanto, deciso. Intanto la cosa è cominciata tardi per me. Mm -hmm. eh. mm -hmm. Quelle che oggi fatto, si chiamano vocazioni adulte. Sì, ho fatto l'università a Milano, mi sono laureato mm -hmm. in filosofia e poi però a quel punto lì si è aperta questa ipotesi. Ne ho parlato con la mamma, la mamma ha detto adesso devi andare a dire tuo padre. Sono sceso la scala di casa e sono andato nel suo studio. La sua reazione è stata di dire io sono contentissimo, ognuno... Deve seguire la sua strada, non posso non avvertirti che tutte le volte che vado a Messa chiedo al Signore di poter dimenticare quello che ho sentito nella predica prima di mettere i piedi fuori dalla chiesa con questo auspicio <ride> mi ha indirizzato. Ho studiato a Roma e lì è stata la grande occasione per me, è il grande regalo che il Signore mi ha fatto, perché sì. di solito eh, sono si stati dice gli che Roma... anni del concilio. Eh. Perché di solito si dice che Roma invece è molto problematica ah, da questo sì, punto no, di no, vista. No, invece è stata straordinaria per me, perché c'era tutto il mondo a Roma in quegli anni. Ha incrociato lì l'Ercaro. Sì, 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 incrociato lì l'Ercaro, ma poi non, non solo l'Ercaro, proprio la Chiesa e le chiese. Ricordo la comunità di Lanza del Vasto che abitava nei giardini dell'ambasciata francese. Si facevano da mangiare loro stessi, tessevano i loro tessuti. <ride> è vero. E poi via via, insomma, anche perché eh, quando Paolo VI è diventato Papa eh, ha chiamato Dossetti e gli ha chiesto di riformare l'andamento dei lavori conciliari, che erano pesanti, artificiosi, difficili. E quindi lì ci fu questa riforma dei lavori conciliari per la ripresa della seconda sessione. E quindi Dossetti è diventato subito una figura molto importante, Lercaro è, è diventato certo. uno dei quattro moderatori del concilio e quindi poi da lì è stata un ruolo protagonista. Eh, che un Quando la sera guarda la sua giornata ripensa a quello che ha visto, alle persone che ha incontrato e così via e magari con il pensiero va anche a qualche... Figura di riferimento che poi sì. serve ogni tanto per ritirarsi un po', super. Sì, sì, sì anzi, quanti, questo caratterizza, eh. caratterizza la mia vita perché io sono una persona mediocre e che ha avuto sempre la fortuna di incontri importanti. Io cito sempre il fatto che a quattro anni mia mamma, eravamo sfollati nella casa di campagna dei nonni perché c'era la guerra. Io sono nato mm. nel 40, mio papà era in guerra. Mi mandarono a imparare a leggere e a scrivere quando avevo quattro anni e mezzo in una casa che era stata data a una famiglia, il eh, paese Castiglione delle Stiviere, fra Mantova e Brescia. Questa famiglia aveva un cognome un po' troppo ebraico uh -huh. e quindi in quei tempi non era una cosa opportuna. In quella casa la mamma mi insegnò a leggere e a scrivere e misi le mani sulla tastiera del pianoforte. Eh, guidato da un giovanotto che era il figlio di questa signora che era Arturo Benedetti Michelangeli e da allora è sempre successo che nella vita sono stato molto fortunato e quindi ho sempre conosciuto persone e vicende straordinarie e quindi io non ho, non ho nessuna genialità, sono un copista rifer Il riferimento viene spontaneo, che cos'è la provvidenza allora Don Giovanni? Beh la provvidenza è quello che... Si chiama storia della salvezza ed è il fatto che ognuno di noi vive la sua storia della salvezza in questo popolo, che è il popolo eletto che ormai però coincide con tutta l'umanità e che con la grandissima riforma della Chiesa avviata da Papa Bergoglio eh, ormai sta con grande slancio e coraggio raggiungendo tutte le frontiere. La respira un po' quest'aria che possiamo dire conciliare è quella di 50 anni fa. Eh, Potrebbe sì. essere quella di 50 sì, anni fa. Sì. Il nuovo vescovo di Bologna, quando si è detto chi era e come veniva eccetera, e la reazione di molti di noi a Bologna è stata di dire l'aspettavamo da 50 anni. Perché noi abbiamo avuto una stagione enorme negli anni del concilio, appunto. Tra Roma e Bologna è stato uno scambio di vivacità straordinaria. Dopodiché abbiamo sempre avuto delle indicazioni di ravvedimento e di reimmissione della normalità, insomma. Secondo me, invece, la Chiesa e questo popolo hanno mantenuto certe attenzioni e certi valori. Io sono abbastanza ottimista su questo e quindi per questo dico, ma noi l'aspettavamo. Assolutamente. La mia impressione è stata quella di una grande gioia. Con grande affetto e riconoscenza per i Vescovi che sono stati qui a Bologna. Su questo non c'è dubbio, anche nei confronti del Cardinale Caffarra un grandissimo affetto, anche perché io sono stato trattato sempre bene, troppo bene da tutti, quindi non posso assolutamente lamentarmi. Però è chiaro che adesso quel concilio, che allora era troppo avanti, perché la Chiesa, vede lì, c'è stato un miracolo di Pentecoste secondo Dossetti, ha prodotto un risultato che era più avanti di lei però. E quindi quella Chiesa era ancora troppo strutturata, troppo conscia di sé per poter pensare al tesoro del concilio. Dopo 50 anni, anche perché una certa area di crisi in qualche modo si può dire che c'è, eh, adesso quella parola conciliare diventa certo. preziosissima, insomma, certo. evidentemente. Ha giocato tantissimo nella sua vita Don Dossetti? Sì, moltissimo. È mio padre proprio. Mio padre è mio papà. Questo certamente sì, proprio la, la, lui ha esercitato una paternità spirituale nei miei confronti. Quando è morto io sono stato proprio disperato. E però appunto poi Don Giuseppe, eh, sì, è, è proprio mio padre. Io mi sento suo figlio. Che cosa l'ha conquistata all'inizio di Don Giuseppe? Può darsi che nel primo momento mi abbia conquistato la sua, il suo intreccio di intelligenza e di sapienza, però in bravissimo tempo ne ho capito la chiave, la fonte, e quindi è questo straordinario rapporto con la parola di Dio. E quindi questa apertura in tutte le direzioni, e geografiche, e storiche, e politiche, è vero, proprio che hanno come fonte sempre questo rapporto con la parola di Dio che per noi è un impegno quotidiano di ore. Eh? Noi non siamo degli esegeti, siamo piuttosto degli oranti sulla preghiera. L'unica cosa che facciamo un po' notevole è un po' lo studio delle lingue bibliche per poter avere la parola anche nella lingua certo in cui la, è stata scritta. La comunità comunque i piedi sulla roccia della sì, preghiera della parola di Dio sì, ce li ha ancorati sì, da sempre, direi è di fondamentale. Sì. Direi di sì, è la cosa che caratterizza la Nostra vita, anche perché per esempio, rispetto ai nostri fratelli maggiori della comunità di Monteveglio, Moltesole, noi siamo sempre stati immersi in una situazione molto ordinaria e dal punto di vista ecclesiale e dal punto di vista civile. Quindi, lavori qualsiasi, quello che ognuno fa, studi quelli che ognuno ha fatto e la Chiesa nella sua linea ordinaria. Io sono sempre stato un prete diocesano, di parrocchia, quindi assolutamente inserito. Però questo segreto ecco, del rapporto orante e amante con la parola del Signore è il, il vero segreto di, della nostra vita. Quando le ha fatto capire che probabilmente era ora o si poteva o si doveva prendere il largo, arricchire, ampliare questa esperienza, che cosa ha pensato? Ma eh, ho pensato poco perché anche lì è stato più che altro un un assalto che ho subito. Già molto giovane, quando ho avuto un sospetto sul mio futuro, è stato perché in un grande campo di scout, eh, eh, di cui io ero il capo reparto di quel campo, di estate, sulle Dolomiti, l'assistente, che era una carissima persona anche quella per me, mi disse di commentare un po' di Vangelo con i ragazzi più grandi e io con sorpresa ho visto che... Questa cosa mi prendeva, ecco, rappresentava una specie di respiro istintivo della mia vita e anche il modo più semplice e profondo per avere relazioni con gli altri. E da lì la cosa un po'. Dopodiché, appunto, sono state persone che facendo un po' questa strada insieme mi hanno stretto un po', facendomi capire che però bisognava pensare e decidere qualche cosa di più radicale, e di più forte. Per cui essendo una comunità di giovani, alla fine, piano piano, eh, ragazze e ragazzi che hanno detto, ma forse abbiamo l'impressione di esserci già sposati con la Bibbia, quindi forse la nostra strada ha un colore particolare. Ecco, e la cosa è un po' cominciata così. C'è stato un momento nel suo percorso in cui ha sentito il bisogno di una condivisione più ampia, eh, pensando che forse da solo non ce l'avrebbe fatta? Ah certo, no. Da solo mai la, la solitudine mi affascina dal punto di vista ancora della preghiera, ma dal punto di vista vitale dell'esistenza uh -huh. mi spaventa, non, non potrei assolutamente. Quindi seguo continuamente anche le situazioni di solitudine. Adesso essendo vecchio sto facendo una campagna per i vecchi perché mi spaventa molto la solitudine in questo senso. No? A Bologna, ma credo un po' anche a Verona o in altre città. Certamente la nostra povertà più grande è la solitudine. Sì, no? sì. Sono soli i bambini, sono soli i vecchi, insomma è il più grande problema, secondo me. Sì. Quindi favorire il più possibile la comunione a partire dalla semplice grammatica della vita di ogni giorno. Questo mi sembra molto bello. Lei gracioso. è stato per tanti anni vicario per la carità e poi anche direttore della Caritas qui a Bologna. Che lezione ha avuto da quegli anni? Che cosa si porta? Quanto l'ha arricchita quel bagaglio di esperienza? Ma dal punto di vista culturale, la convinzione che anche oggi il problema più grosso di noi cristiani è quello di poter in qualche modo formare, studiare, raggiungere, esplicitare una grande laicità cristiana. Io ho sempre fatto riferimento a appunto al gruppo dei professorini che in costituente ha elaborato i primi undici articoli della Costituzione e quindi con un po' guidati da Dossetti, però appunto c'era la Pira, c'era Lazzati, più giovane Moro e altri, e hanno fatto questi undici capitoli fondamentali della Costituzione senza un termine sacrale. Dio non è mai nominato la religione, la Chiesa, mai e sono riusciti a trasmettere in una terminologia tutta laica le perle del Vangelo. Ed è stato interessante perché poi l'altra parte che ormai si delineava, cioè quella parte marxista, insieme alla quale molti come Dossetti avevano fatto insieme la guerra di resistenza, si capiva che si stavano delineando le due parti e le due contrapposizioni, però in fondo hanno accolto volentieri quello che i professorini laici cristiani proponevano. Per esempio sul fatto dell'essere la Repubblica fondata sul lavoro, la loro tesi iniziale era quella che si doveva fondare sui lavoratori. Ma il gruppo dei cristiani fece notare che già dire così era una parte della società e non tutta, eh, lavoratori già diceva in qualche modo una classe e quindi oh, forse oh. una lotta, allora conveniva partire più insieme. E quindi scelsero appunto, la proposta della Repubblica fondata sul lavoro. Anni dopo, in una serata di attraversata della non c'era neanche l'autostrada, facevo da giovane autista, avevo due passeggeri in macchina, appunto Dossetti e la Pira. E scherzavano così fra di loro, ricordando anche il lavoro della Costituzione. E a un certo punto Dossetti ha detto alla Pira: Noi poi, nordisti, capiamo molto di più di voi sulla parola del lavoro, <ride> eh, senza toccare l'origine siciliana eh, del sindaco di Firenze, ma semplicemente come sindaco di Firenze. Dice e dice: Perché è come se oggi io fossi uscito dall'ospedale a Bologna. E ci fossimo incontrati e tu mi hai, hai detto: Ma come mai sei qui? Eh, perché mio padre sta molto male. E come l'hai trovato oggi? E io ti avrei risposto: In maniera bolognese, è un più brutto lavoro. Eh? Dove il lavoro per noi non è a Bologna solo il senso marxiano di una produzione di oggetti o di servizi, ma è più latinamente la fatica, no? quindi è la fatica del bambino che impara a leggere e a scrivere quello del grande artista che si perfeziona, dall'autista che fa i viaggi, fino al nonno che con la sua ultima fatica si congeda da noi. Quindi una società viva, è vero, formata, rigenerata incessantemente dalla partecipazione di tutti e dalla fatica di ciascuno. Senza, andare, senza cadere nella marcord, ma persone immerse in un'atmosfera molto particolare, queste... Che cosa abbiamo perso per strada? Che cosa abbiamo sbagliato? A che cosa dovremmo attingere oggi per tornare a dare spazio vitalità, non dico a formare? Giovani che abbiano ancora il cuore e il sentimento di la pira. Ma guardi, preferisco risponderle in termini politici. Secondo me a un certo punto si è continuato a far politica senza curare la politica e i suoi fondamenti. Io sono figlio di Dossetti. Ma sono molto legato a Don Lorenzo Milani. L'ho conosciuto perché, quando si passava di là, bisognava insegnare quello che si stava imparando. L abbiamo un po' seguito il suo processo a Roma, proprio nei tempi della sua morte, per la denuncia dei cappellani militari. Dossetti e, e, e Milani, con linguaggi diversi, però, tendono entrambi a dire che il cristiano, in quanto cristiano, deve sempre fare politica, perché la politica è che un pensiero che ti sembra importante, cui segue un possibile progetto, è vero, hai l'obbligo grave di non tenerlo per te e di non farne una tua investitura, ma di comunicarlo in maniera di creare intorno a quello un progetto è vero, e che quel progetto possa in qualche modo arricchire la società. La politica, nei suoi termini più elementari e più sostanziali, è questa. A me sembra che oggi non ci sia più la politica, questo è un problema secondo me gravissimo. No? Adesso per questo strano piccolo incarico che il sindaco di Bologna mi ha dato facendomi garante e suo consigliere per i problemi degli stranieri, degli immigrati eccetera, sto cercando di mettere in piedi che cosa? Una solidarietà sociale. Quindi, se da una parte ci sono i grandi numeri da accogliere, stiamo cercando di dire: ma tu non è che hai una stanzina dove potresti accogliere qualcuno? Ma anche però, non è che in settimana c'è un giorno in cui per tre ore puoi insegnare un po' di inglese, un po' di matematica, perché molti ragazzi delle superiori scivolano via perché non ce la fanno a tenere il ritmo, anche data la loro vita familiare, e sono quasi tutti stranieri questi. Allora, ecco, cercare di. Rivivacizzare no? in qualche modo questo mondo. Che anche a Bologna è un po' caduto in questo problema. Perché Bologna, ovviamente, per la sua grande tradizione nel sociale ha avuto una grandissima ricchezza di istituzioni, di interventi, di vigilanze. Però questo a cosa ha portato? Che la gente pian piano non è più stata attore. Della politica. Quindi, se succede qualcosa, ci si chiede se quella istituzione ha funzionato, come mai non c'è stato, stato un intervento. Ma, il fenomeno eh, della delega, Peppone e Don Camillo non ci sono più. Eh. No. Il Papa li ha citati, sono sì. molto contento perché anch'io maliziosamente dico che io sono Don Camillo, ma non trovo Peppone. Non c'è più, dalla... La... non c'è più Peppone. Sì, più Peppone. <ride> Tornando al Concilio Vaticano II. Che stagione è stata per il giovane? Giovanni Nicolini. È stata meravigliosa, perché essendo poi per il grande regalo che ho avuto dalla vita, quegli anni stessi in cui sono entrato nei fondamenti e nelle fonti della fede cristiana e quindi nella Bibbia dell'Antico e del Nuovo Testamento, eh, il concilio... L'ho vissuto come l'attualizzazione della parola di Dio, non una parola del passato che al massimo può trasformarsi in qualche indicazione etica, vero? ma invece no, il segreto, la scoperta della storia, il senso della storia, di questo Dio che non sta in alto ma scende in basso, diventa uno di noi. Sa una delle conseguenze più grosse della mia, dei miei ministeri qui a Bologna è stato che piano piano è venuto avanti un gruppo di persone che io chiamo maliziosamente come mia terza parrocchia la parrocchia degli atei e sono persone non credenti e con le quali c'è un rapporto interessantissimo insomma ecco di pensiero che è diventato anche di amicizia profonda di scambio adesso ho fatto un mese fa un, addirittura un viaggio a Gerusalemme non lo oso chiamarlo pellegrinaggio con un gruppo di medici non credenti ed è stato interessantissimo perché è questo no, il grande tesoro della nostra fede che Dio adesso noi ce lo giochiamo qui sulla terra ce lo giochiamo tra, nelle nostre relazioni nel mistero dei poveri no? è, è e è, è quindi sì è la storia è vero, che viene visitata e vivificata dal, dal mistero qual è il terreno Dio. lei citava poc'anzi la politica senza dubbio, ma qual è un altro terreno in cui un cristiano non dovrebbe mancare? Non dovrebbe mancare il nostro esserci, il nostro sporcarci le mani, come diceva Don Milano, senza tenerle, Don Milano senza tenerle in tasca per tenerle pulite? Su questo io terrei ampi i confini e direi che quindi è il lavoro, è l'importanza assoluta del lavoro. È vero? Che si attuerà in modi diversi a seconda dei percorsi scolastici, anche della latitudine in cui si vive, delle possibilità del paese, ma è chiaro che l'identificazione sociale che dà il lavoro, in questo senso, è veramente preziosissima. Poi è chiaro che ci sono dietro i nostri grandi valori della famiglia, eccetera, ma per parlare di una società ecco, come la nostra. Ormai multietnica, multiculturale, e quindi uh -huh. che non si può più dire essere una eh, società cristiana, è, un, è una società che incontra, è vero? Certo. È, è, è chiaro che qui appunto mi pare che il lavoro dovrebbe essere messo al centro e al cuore, insomma, dell'attenzione. No? Quindi la nobiltà del lavoro, la dignità del lavoro, la giustizia del lavoro, cose che invece mi sembrano oggi messi in un certo pericolo. Noi siamo qui alla dozza, oggi le stiamo rubando un po' di tempo a quello che lei presta anche, oltre alla riflessione e alla preghiera, alle persone, alle tante persone che arrivano qui. qui prima c'era sì. una persona che era venuta a cercarla. Che umanità sì. arriva? Che umanità bussa alla porta eh, della vostra comunità? Ebbene, eh, per esempio l'umanità legata al carcere. La, la umanità dei, degli, dei poveri, degli esclusi. Noi non, non sappiamo mai bene quanti siamo a dormire alla sera. Non abbiamo nessuna opera speciale, eh? nessuna. Però appunto, qui i fratelli siamo in tre, però a tavola già siamo in quattro, scusi, quattro, però a tavola siamo in undici, a dormire di più, ecco. E, e si cerca di vivere questo dentro a quell'orario monastico che prima le dicevo, quindi le cose sono piuttosto intrecciate, ecco. Questo è. Da questo punto di vista, a che cosa non rinuncerebbe oggi Don Giovanni Nicolini? Ma eh, sono molto vecchio io, e quindi... È molto è relativo? Eh, Insomma sì, però di fatto sono già da pensione, eh, no? Perché siamo una specie in estinzione, noi preti quindi ci tengono anche vecchi. Ma... <ride> ecco, no, credo che la cosa a cui non potrei rinunciare è il rapporto quotidiano con la Parola di Dio e certamente l'interpretazione della vita secondo la fisionomia profonda della familiarità. Ecco, questo certo per me è molto importante. In questi anni. Sono diventati nostri fratelli, coabitanti, anche persone che provengono dai, mon dai mondi diversi, è, è meraviglioso. No? A tavola si litiga perché si deve decidere chi ha il peperoncino più piccante, <ride> è vero, quale è la, 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 la più strana delle pietanze. Però appunto questa scoperta della universalità, del mistero di Dio, del mistero dell'amore, anche con gli atei, sa? Non è una cosa ah, da poco. Assolutamente. No, eh. Sicuramente non il notaio, ma se non avesse fatto il sacerdote, Don Giovanni, che cosa avrebbe fatto? Se l'è chiesto qualche volta? Ma eh, sì, probabilmente sarebbe andata a finire che avrei insegnato, perché appunto indubbiamente anche... Il mio percorso scolastico interessante, vivo, insomma, così mi aveva probabilmente lasciato traccia. C'è stata anche appunto, come le accennavo, questa avventura dello scautismo in cui ho scoperto che mi piaceva parlare del Vangelo ai miei ragazzi e quindi da lì ecco, le cose sono andate avanti. Invece, sì, come, come lei può capire, io sono di origine borghese. Adesso qui sono il cuoco del mezzogiorno, insomma è per questo che adesso la saluterò. E che non vogliate fermarvi a pranzo, ma però appunto sì, per dire non, 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 non posso assolutamente dire di praticare la povertà, posso dire però che non solo non mi spaventa, ma molte volte la trovo molto importante, molto sì. opportuna. Quando si, spezzano, si spezza il pane eucaristico perché tutti possono averne, eh, io sento che in quel momento la mia storia è sfidata perché dopo riusciamo a spezzare il pane. no? Quando dicevano a Ivan Ilic che c'è troppo poco pane per troppa gente, lui rispondeva che il problema non è quello, è che noi abbiamo dimenticato come si fa a spezzare e quindi ne sciuppiamo un sacco. È vero, e Tanta gente resta senza. Lei prima ricordava le tante persone la fortuna che ha avuto nell'incrociare storie importanti, che l'hanno indubbiamente arricchita come persona e come, e come credente. Qualche volta le è capitato di sentire il peso di questa testimonianza necessaria oggi da dare riguardo alla società, anche come debito per quanto le è stato dato? Sì. sì. Però eh, quello che è stato per me mol molto importante è che questi grandi testimoni che ho conosciuto, ehm, li ho conosciuti anche nella loro umanità e quindi anche nei loro limiti. No? Eh, per esempio un rapporto lungo e molto affettuoso con Carlo Maria Martini, per tanti motivi diversi, eh, però è stato molto un rapporto di conoscenza con lui anche con le sue perplessità, le sue fatiche, i contrasti e quindi eh, non, non ho mai conosciuto dei miti, ma sempre delle persone, ecco, delle persone che mi hanno incoraggiato con tutti i miei limiti a essere semplicemente una persona. No, ecco. Che cosa passa il convento oggi, visto che citava il fatto <ride> della sua attività da cuoco anche? Eh, una buona pasta asciutta e poi del cotechino. Qualcosa si mette insieme. <ride> sì. Se volete fermarvi non c'è problema. Grazie Don Giovanni Nicolini, tanti tanti auguri. Grazie, Grazie a voi. Morte.